Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Fast Advance a Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite SRL. Ultimo aggiornamento. 22 novembre 2021. Cos'ha Fast Advance? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere Fast Advance durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci esteri. Cos'ha Fast Advance? Fast Advance ha un farmaco a base del principio attivo di clofenac sodico, appartenente alla categoria degli analgesici FANS e nello specifico antinfiammatori non steroidei per uso topico. È commercializzato in Italia dall'azienda A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite SRL. Fast Advance può essere prescritto con ricetta OTC, medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco. Confezioni. Fast Advance 4% spray cutaneo, soluzione 1 flacone da 25 g con pompa dosatrice. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare. A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite SRL. Ricetta. OTC, medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco. Classe. C. Principio attivo. Diclofenac sodico. Gruppo terapeutico. Analgesici FANS. Forma farmaceutica. Spray per uso esterno. Indicazioni per il trattamento sintomatico locale del dolore da lieve a moderato e dell'infiammazione, in seguito a trauma contusivo acuto a carico delle articolazioni di piccole e medie dimensioni e strutture periarticolari. Posologia. Posologia. Adulti. Spruzzare sulla zona cutanea interessata una quantità sufficiente di Fast Advance. In base alla dimensione della zona da trattare, applicare 4, 5 spruzzi, 0, 8, 1, 0 g di spray contenenti 32, 40 mg di diclofenac sodico, 3 volte al giorno a intervalli regolari. Non si deve superare una dose singola massima pari a 1,0 g di prodotto. La dose giornaliera massima è di 15 spruzzi, 3,0 g di spray contenenti 120 mg di diclofenac sodico. Massaggiare delicatamente la cute per favorire l'assorbimento di Fast Advance. Dopo l'applicazione lavarsi le mani, a meno che non siano il sito di trattamento. Dopo l'applicazione, lasciare asciugare per alcuni minuti prima di coprire o bendare la zona trattata. Il trattamento può essere interrotto una volta che i sintomi, dolore e gonfiore, si sono attenuati. Non si deve proseguire il trattamento per più di 7 giorni senza un controllo medico. Il paziente deve consultare il medico in assenza di miglioramenti dopo 3 giorni o in caso di peggioramento dei sintomi. Popolazioni speciali, anziani, non ha necessario alcun aggiustamento particolare della dose. Dato il profilo dei possibili effetti collaterali, i soggetti anziani devono essere sottoposti a un monitoraggio particolarmente accurato. Pazienti con insufficienza renale. Nei pazienti con insufficienza renale non ha richiesta alcuna riduzione della dose. Pazienti con insufficienza epatica. Nei pazienti con insufficienza epatica non ha richiesta alcuna riduzione della dose. Popolazione pediatrica. Non sono disponibili dati sufficienti sull'efficacia e la sicurezza nei bambini e negli adolescenti di età inferiore ai 14 anni. Vedere anche il paragrafo 4.3. Controindicazioni. Nei ragazzi di età pari e superiore a 14 anni, se questo prodotto deve essere impiegato per più di 7 giorni per alleviare il dolore oppure se i sintomi peggiorano, il paziente / i genitori dell'adolescente devono consultare un medico. Modo di somministrazione: solo per uso cutaneo. Controindicazioni: ipersensibilità a diclofenac, arachidi, soia o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Ipersensibilità all'acido acetilsalicilico o ad altri farmaci antinfiammatori non steroidei, FANS. Pazienti nei quali si sono verificati attacchi di asma, orticaria o rinite acuta in seguito all'assunzione di aspirina o altri farmaci antinfiammatori non steroidei, FANS. Uso su lesioni aperte, infiammazioni o infezioni della pelle non ca copyright eczema o membrane mucose. Durante il terzo trimestre di gravidanza. Bambini e adolescenti di età inferiore ai 14 anni.
Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. La possibilità di eventi avversi sistemici con l'applicazione di FastAdvance non può essere esclusa se il preparato viene usato su aree cutanee estese e per un periodo prolungato. Vedere il, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Poiché ha copyright l'assorbimento sistemico di diclofenac a seguito di un'applicazione topica di FastAdvance a molto basso, le interazioni con altri medicinali sono molto improbabili. L'uso concomitante di acido acetilsalicilico o altri, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere FastAdvance durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere FastAdvance durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. La concentrazione sistemica di FastAdvance, confrontata con formulazioni orali, a pH bassa dopo somministrazione topica. Facendo riferimento all'esperienza con trattamento con FANS per somministrazione sistemica, si raccomanda quanto segue. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. L'applicazione topica di FastAdvance non altera la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Effetti indesiderati. Sono stati segnalati frequentemente disturbi cutanei. Le reazioni avverse, tabella 1, sono classificate in base alla frequenza, partendo da quelle più frequenti, secondo la seguente convenzione. Molto comune, a 0 yen un decimo. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Il basso assorbimento sistemico di diclofenac topico rende molto improbabile un sovradosaggio. Tuttavia, si possono prevedere effetti indesiderati simili a quelli osservati in seguito a sovradosaggio di diclofenac compresse, se FastAdvance viene inavvertitamente ingerito, ad esempio, un flacone spray da 15 ml contenente 500 mg di diclofenac sodico. In caso di ingestione accidentale, con conseguenti effetti indesiderati sistemici significativi, devono essere intraprese le misure terapeutiche generali normalmente adottate per trattare l'avvelenamento con farmaci antinfiammatori non steroidei. Devono essere prese in considerazione la decontaminazione gastrica e l'uso di carbone attivo, in special modo entro un breve tempo dall'ingestione. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Farmaci per uso topico per dolori articolari e muscolari. Antinfiammatori non steroidei per uso topico. Codice ATC. M02A15. Diclofenac ha un principio attivo antinfiammatorio barra analgesico non steroideo che, proprietà farmacocinetiche. In seguito all'applicazione cutanea di 1,5 g di FastAdvance, si può osservare un esordio rapido dell'assorbimento di diclofenac che determina livelli plasmatici misurabili pari circa 1 ng/ml già dopo, dati preclinici di sicurezza. FastAdvance, applicato sulla pelle di conigli, ha classificato come sostanza non irritante. I dati preclinici non rivelano rischi particolari per l'uomo sulla base di studi convenzionali di farmacologia della sicurezza, elenco degli eccipienti, alcol isopropilico, lecitina di soia, etanolo, disodio fosfato dodecaidrato, sodio fosfato diidrato, disodio edetato, glicole propilenico, e 1520, olio essenziale di menta, ascorbile palmitato, acido cloridrico 10%, P/P, per aggiustamento del, fonte, foglietto illustrativo, AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.